Donington ritorna alla Superbike, ma a Donington 20 anni fa esattamente è nata la Superbike. Abbiamo incredibilmente riunito un pezzo di storia. Questa moto con questo pilota sono stati i dominatori delle prime due stagioni del mondiale. Qui a Donington hanno debuttato. Questo signore si chiama Freddie Merkel, viene dagli Stati Uniti, 3 volte IMA champion, e con questa moto di Rumi vinse il mondiale di apertura. Freddie, how are you? What do you feel now in Donington? It's just incredible. Amazing after 20 years to actually sit on the bike that I rode. It's just, the feeling is incredible. It's a beautiful thing. It's a beautiful thing to be here and to have it all. It's amazing. È veramente una cosa eccitante, una cosa incredibile, stranissima, ritrovarsi qui dopo 20 anni. And the bike is strange, it's small. I feel very old. No, you are not old, you are perfect, the same. Eh? Lui è rimasto uguale all'epoca, only the hair. Yeah. Not as bad as Tardozzi's though, yeah. Non come Tardozzi che non ha più capelli, perché lui quando iniziò aveva i riccioli biondi like this, eh? Exactly, infatti sì. iniziò con questa moto che ora sembra piccolina, sembra con questi strange colors of Rumi. Definitely the strange colors of Rumi, but beautiful, very diverse and much different with a Honda for comparing to the Ducatis and the Yamahas. Just veramente a beautiful bike. Ha ragione, una moto bellissima, io concordo con lui, forse la più bella e molto diversa. Ma sì, veramente, perché è un 4 cilindri a V così, quindi stretta, bellissima, diversa dalle Yamaha dell'epoca e dalla Ducati che era l'888. Qui ci fu subito big fight, unbelievable, Lucchinelli, Tardozzi, Tardozzi crash, Lucchinelli. No, the first win Tardozzi with the Bimota. And then Lucchinelli won the second race, I think, on the Ducati, yes. You arrive in the podium, very close. Very close every race, all the year, all the season, since the last race, cioè fino all'ultimissima gara, the second race of the last GP. Yeah, just amazing, absolutely amazing. And you was a 3-time AMA champion and then 2 world champion two time. World champions, yes, and it was unfortunate in 1990 that I got hurt and I broke my neck in Japan and it ended my third possible championship that year. Lui si ruppe un osso qua per una caduta che era Sugo. Suzuka. No, scusa, Suzuka. Sugo venne dopo a Suzuka e perse il terzo anno e vinse Roche. Yes, maybe. Yes, it was Roche that won it. Yeah, that year for sure. And Ducati finished to broke the electronic parts. Exactly. And 1 liter, cioè la Ducati che rompeva molto i primi 2 anni, smise di rompere, iniziò ad andare forte. E finì così la storia di questa meravigliosa moto. It is, it's a marvelous machine. Yeah, yeah. And now what are you doing? Where do you live? In California? I live in New Zealand. New Zealand. It's a beautiful. Nuova Zelanda. In New Zealand. Nova Zelanda. It's a small island. It's beautiful though. Your lifetime is beautiful there. Work is good there. It's all fun. Allora, vive in Nuova Zelanda, lavora on bike, you're working on bikes. No, I'm a structural steel engineer, so I make buildings. They make buildings. Ma come fa? Fai le costruzioni? Ma come? È diventato un businessman? Yes, it's as you laughed before, it's Merkel Engineering. Merkel Engineering in Nuova Zelanda e fa le case, non ci credo. Yep. And what do you feel now? Is the same cold weather? Yeah, it's just amazing because every year we came here to Donington, of course, it was normally Easter, so we're always very cold when we come here. And I remember the very first time, I think it snowed in one of the practice sessions. And it's nice to be back in the cold. E dice che, allora lui si ricorda che abbiamo fatto Pasqua qui per tanti anni come inizio del campionato, addirittura è piovuto nel primo, è nevicato nel primo turno di prove. Ok, what is this, please? C'è una moneta qui nella... And I'm going to have to figure out what country we put that in. I might ask Norris, my old mechanic, because I think we put it in there as a good luck charm. Ah, è una moneta che portava fortuna e you wanted to put inside. Yeah, I think so. Yeah, I'll have to speak to Norris and remember what the reasoning was to put it in there. I don't remember. Non si ricorda esattamente la ragione, ma insomma è stata qui martellata, c'è una moneta nel centro del canotto di stesso. I think maybe it reminded me if I win I make money. Cioè se era per ricordarti che
Yes, but when you start, not much money. No. Cioè, quando lui iniziò, no, non c'erano i milioni di euro. No, not back then. It was more of a family community, I think, with all of the racers and the teams, and it wasn't big business like it is today. But as you remember, it was a beautiful, beautiful era. Beautiful era. Era un'era bellissima, perché era tutta una famiglia. Allora venivano due meccanici, un piccolo furgone, le moto se le facevano in casa, le faceva Oscar Rumi a Bergamo, lui stava a Bergamo dalla California. Insomma, è stato Bergamasco. Ma tu parli un po' di Bergamasco, il Mutur. No. Quello è difficile. però stai molto bene, complimenti. Thank you very Freddy, much. Il re della Superbike, il pezzo di storia è qui, complimenti. Ciao Freddy. Thank you very much.